Damiano Davido dei Mancheskin, Alba Parietti pazza del cantante di X Factor. A X Factor tutti pazzi per i Maneskin, tra i fan del gruppo che è anche Alba Parietti che, per Damiano, ammette di avere un debole. Da quando sono entrati a X Factor i Maneskin sono riusciti a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico. Sul palco le loro esibizioni sono esplosive riuscendo, quasi sempre, a mettere d'accordo tutti i giudici. Tra le qualità più apprezzate c'è quella di riuscire a tenere la scena senza mai annoiare chi li guarda e questo, in gran parte, è anche merito di Damiano, il frontman del gruppo. A Manuel Agnelli Damiano gli ricorda tanto lui da giovane e, forse anche per questo motivo, il giudice vede nel ragazzo un grande potenziale. Ad apprezzare molto il cantante che è anche Alba Parietti che, al settimanale Oggi, dichiara di avere un forte debole per il leader della band. Alba Parietti parla di Damiano David, farà strada. Quello che la showgirl apprezza molto di Damiano sono il talento e il fascino. Farà strada perché è un vero artista, ha confessato Alba a Oggi, peccato che sia giovane. Il cantante dei Maneskin infatti ha solo 18 anni, eppure dimostra una sfrontatezza e una nonchalance tipici di chi è abituato a calcare il palcoscenico da anni. Certo è che la sua faccia da bello e dannato, così come definita dalla stessa Parietti, ha sicuramente contribuito a fargli sfondare lo schermo facilmente, diventando così uno dei favoriti dello show. Al momento infatti i Maneskin sono tra i concorrenti preferiti del talent di Sky. Persino Fedez, dopo aver detto di non nutrire particolare simpatia nei loro confronti, si è dovuto ricredere. Il percorso per arrivare alla finale è ancora lungo e tutto può succedere ma, ad oggi, la band di Damiano rientra sicuramente tra i papabili vincitori di X Factor. X Factor, chi sono gli altri favoriti all'interno del programma? Quella a raggiungere più consensi inizialmente è stata Rita Bellanza, cantante del team di Levante. La ragazza tuttavia, soprattutto nell'ultimo live, è stata molto criticata dal pubblico per le sue esibizioni che, secondo molti, sarebbero sempre meno convincenti. Un altro nome molto apprezzato è quello di Samuel, cantante seguito da Fedez. Il suo timbro e la sua voce sono davvero particolari, tuttavia le assegnazioni dei brani scelti dal suo coach non sempre riescono a convincere i giudici. Pareri molto discordanti invece su Enrico Nigiotti, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. A credere molto in lui è soprattutto Mara Maionchi che, su questo cantautore e la sua rivincita, sta puntando molto.